Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video nel canale Segugio Garage. Oggi seconda parte della trilogia nella quale andremo a sostituire la frizione nella Fiat Panda 169. Nel primo video che vi linko qui sopra abbiamo staccato il cambio dal motore e lo abbiamo portato a terra. In questo video andremo nel nocciolo della questione, andando a sostituire la frizione, lo spingidisco, il cuscinetto reggispinta che andremo a installare sul cambio e in più, visto che c'è una perdita, andremo a sostituire anche il paraolio dell'albero motore, andando quindi a rimuovere il volano. Mettetevi comodi, non perdiamo altro tempo, ma prima, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, lasciate un commento e un like a questo video. Iniziamo subito con il lavoro. Abbiamo tirato giù il pesantissimo cambio, ora andremo a pulire la campana, a mettere il cuscinetto nuovo e a ingrassare un po' tutto, compreso l'albero, questa vite e i buchi, in maniera tale da facilitare il successivo ingresso. Adesso andiamo a vedere la frizione e lo spingidisco e andremo a vedere anche come eventualmente togliere il volano e il paraolio. Qui c'è la vecchia frizione, il vecchio spingidisco e qui vediamo una grossa perdita di olio che probabilmente è da dietro al volano. Quindi andiamo a rimuovere lo spingidisco e la frizione. Questa è la vecchia frizione, vediamo che addirittura centralmente c'è del gioco in questa boccola. Consumata, che è abbastanza liscia qui. Vediamo la differenza con la nuova. Qui non c'è gioco in questa boccola centrale. Spingidisco è anche in buone condizioni. Ovviamente andremo a cambiare tutto con un kit completo di disco, spingidisco e boccola. Il cuscinetto è un po' rumoroso. Andremo ovviamente a cambiare anche questo con quello presente nel kit. Una volta tolto il volano, vediamo, qui c'è il paraolio che andremo a sostituire. Vado a rimuovere il vecchio paraolio utilizzando un cacciavite. Non mi devo preoccupare di rovinarlo, tanto lo andremo a sostituire. Piano piano lo faccio uscire, già vedete che sta uscendo, direi che è uscito. Questo è il paraolio originale, la macchina ha più di quasi 300.000 km, quindi direi che è ora di sostituirlo. Adesso diamo una bella pulita con il detergente e mettiamo quello nuovo.
Facciamo sempre un confronto tra il vecchio e il nuovo per vedere che tutto sia perfetto, altrimenti dovremo riportare il paraolio dal nostro ricambista. Direi che è lui. Passiamo un panno di carta per pulire la sede nel migliore dei modi. Ho provveduto a oliare la superficie interna del nuovo paraolio, ma in maniera tale da agevolare l'ingresso. Aiuto anche con il vecchio. Vediamo che è entrato in maniera pressoché perfetta, tutta la stessa profondità. Diamo una pulita al volano. Do una leggera carteggiata al volano. E poi andiamo a pulire anche le viti perché avevano del frenafiletto. Sulle viti del volano andiamo a mettere del frenafiletto. Andiamo a chiudere con la chiave dinamometrica alla coppia di 44 Nm. Ci aiutiamo a tenere fermo il volano, magari con il blocca volano oppure con un cacciavite. Andrò a stringere a 44 Nm con una sequenza, diciamo così, a stella. Controllo. Adesso procediamo a mettere il piatto della frizione con il suo spingidisco, ovviamente centrato. Questo è il kit di sostituzione della frizione nella Fiat Panda. Abbiamo il cuscinetto reggispinta, poi abbiamo il disco della frizione e lo spingidisco. Andiamo a controllare che il disco frizione che ci hanno dato da ricambista entri esattamente all'interno del cambio, cioè che su 1000 righe entri perfettamente, altrimenti saremo costretti, se non facciamo questo controllo e qualcosa va male, saremo costretti a tirar giù di nuovo il cambio. Per quanto riguarda lo spingidisco, diamo una bella pulita dall'olio che sarà presente dalla fabbrica. Vediamo come utilizzare questo accessorio che è un tool, uno strumento di allineamento piatto della frizione sul suo spingidisco. Questa è la frizione, vediamo il verso di inserimento, vediamo qui c'è una scritta che dice Gearbox Side, quindi lato del cambio, lo mettiamo così perché praticamente la frizione andrà così, quindi la scritta Gearbox va verso, diciamo, il cambio. Questo accessorio permette di allineare il piatto con il suo spingidisco e di tenerlo fermo. Quindi
Abbiamo praticamente due manopole, questa che aiuterà a bloccare le due parti, quindi il piatto e lo spingidisco, e questa manopola qui invece, come vedete, fa fuoriuscire queste alette facendo rientrare il pistoncino di metallo e quindi andando ad aprirsi va a bloccarsi qui sul mille righe del piatto. Andiamo a vedere come funziona, quindi libero. Lo facciamo entrare. Dobbiamo liberarlo un po' di più, ecco così. Lo facciamo entrare. Vediamo che è ancora un po' corto, quindi liberiamo un pochettino con la manopola grande, in modo tale che possa fuoriuscire. Vediamo che è uscito. Adesso andiamo a stringere con questo. E vediamo che si è bloccato qui, quindi ora non esce più. Adesso andiamo ad allineare per bene ad occhio il piatto, in maniera che combaci perfettamente. Quando abbiamo deciso perfettamente la posizione del piatto sullo spingidisco, che corrisponde perfettamente, andiamo a fissare il tutto con questa manopola grande. E vediamo che ora il piatto, anche volendo, non si sposta più. Possiamo ricontrollare che è perfettamente tutto allineato. Non dobbiamo fare nient'altro ora che andarla a mettere su ed avvitare le viti. Mi raccomando ragazzi, se volete supportare il canale per la produzione di nuovi video, potete utilizzare i link che trovate qui sotto in descrizione, sono link Amazon. E passando per i vostri acquisti attraverso questi link, voi non andrete a spendere nulla di più, ma in questa maniera, con una piccola commissione che mi viene data da Amazon, supporterete il canale. Grazie per il supporto. La posizione è obbligata dal momento che ci sono questi grani qui che ci indirizzano, non è possibile metterlo in altro modo. Andiamo a stringere con la chiave dinamometrica a 10 Nm. Ok, piccolo ricontrollo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso possiamo rilasciare, quindi in questa maniera svitando questo. Facciamo uscire il perno e con quest'altro indietreggiamo. Quindi ora la frizione è perfettamente centrata. Andiamo a controllare. Prima di rimontare il cambio e mettere quindi anche il cuscinetto, io direi di andare a sostituire i paraoli del semiasse, in modo tale che non perdano in futuro. Tolto il paraolio vecchio, andiamo a confrontarlo con quello nuovo e lo andiamo a calzare su, ovviamente lubrificando un po' la sede. E anche il paraolio. Cerchiamo di metterlo il più dritto possibile e poi andiamo a spingere. Io utilizzo il paraolio vecchio e un pezzettino di legno, ovviamente. Controlliamo che sia a filo.
Ed eccoci giunti al termine di questo video nel quale abbiamo sostituito il kit frizione nella Fiat Panda 169 4x4. Abbiamo sostituito quindi il paraolio albero motore, il disco della frizione, lo spingidisco e anche il cuscinetto reggispinta. Spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e un like. E quindi noi ci vediamo al terzo video nel quale andremo a assemblare nuovamente, quindi a ricollegare il cambio con il motore e a riportare la macchina perfettamente su strada. Con questo per oggi è tutto, un saluto e alla prossima!